Ciao Tatiana, sono la madre biologica di Luna Mari. In questo video vi svelerò il segreto di Belen Rodriguez. E è impossibile che Belen Rodriguez sia la madre biologica di Luna Mari perché lei non è nata donna e di conseguenza non può partorire figli. Lei si è trasformata da uomo a donna e non può avere figli con il suo DNA. Belen ha ordinato ai dottori degli ovociti per avere una figlia con un certo aspetto, bionda, occhi chiari, pelle chiara, per poter sfruttare questa bambina per i suoi interessi personali. Belen Rodriguez ha fatto partorire Luna Mari da una madre surrogata. Per questo motivo, in ospedale di Padova hanno chiuso un intero reparto per lei, per non vedere che ha partorito Luna Mari. Belen sta zitta e non reagisce alle mie accuse perché in Italia è vietato ricorrere ad una madre surrogata e inoltre lei ha comprato più ovociti e gameti miei con i quali ha intenzione di fare altri figli illegalmente. Belen, dal primo giorno in cui è nata Luna Mari, sfrutta questa bambina e la fa lavorare sui social perché l'ha comprata per guadagnare soldi sulle immagini di questa bambina. Infatti, nei video si vede molto spesso come a Luna Mari gli danno da giocare con delle creme, trucchi, bottiglie d'acqua vuote per fare pubblicità a questi prodotti. Inoltre, per attirare il pubblico di ogni genere, Belen posta Luna Mari nuda e in posizioni molto provocanti sui social. Si capisce che destino ha riservato Belen Rodriguez a mia figlia Luna Mari. Belen sa che Luna Mari non è sua figlia e per questo motivo non ha nessun amore per lei. Antonino sa che Belen non è nata donna ed entrambi hanno fatto degli accordi per rendere veritiera tutta questa farsa che hanno messo in scena. Entrambi ci hanno guadagnato con questa storia finta. Tutti e due sanno benissimo che Luna Mari è stata partorita da una madre surrogata, alla quale gli hanno impiantato i miei ovociti che mi hanno rubato illegalmente. Queste cose sono vietate e punibili penalmente in Italia, per questo motivo non reagiscono alle mie accuse. Nelle questure procure di Ferrara e Verona non vi potranno proteggere per sempre e prima o poi la giustizia farà il suo corso. Belen Rodriguez, se non hai denunciato i chirurghi che ti hanno venduto illegalmente i miei ovociti, gameti, eccetera, vuol dire che tu eri al corrente di questo fatto. Io, Oshu Tatiana, non rinuncerò mai ai miei figli e ho intenzione di riprendere tutti quanti indietro, anche se fossero 1.500 figli. In base alla legge italiana e al codice penale, io, Oshu Tatiana, ho il diritto di riavere indietro tutto ciò che mi è stato rubato o asportato illegalmente dal mio corpo, ovociti, gameti, organi, eccetera. Immaginatevi voi al posto mio, cosa fareste voi se vi rubassero i figli? Anche voi come me combattereste per riaverli indietro? Da più di 2 anni nelle questure, procure di Ferrara e di Verona, compreso i giudici, mi impediscono di avere giustizia e di riprendermi i miei organi e i miei figli indietro, perché stanno proteggendo le persone coinvolte in traffico di organi, le quali pagano per essere protette e assolte dal reato. Anche le persone che hanno avuto illegalmente i miei organi e i miei figli pagano per archiviare il mio caso e per non far uscire fuori i loro nomi.